Sono protocolli particolarmente stringenti, ma il Comitato Tecnico Scientifico che ha stilato questi protocolli li ha fatti per una maggiore tutela dei nostri ragazzi. Lo sport è importante, ma pensiamo come medici che la salute e come cittadini pensiamo che la salute sia prioritaria e prevalga rispetto allo sport. È chiaro che lo sport deve essere fatto in termini di sicurezza, proprio per tutelare la salute dei nostri ragazzi. Ogni 4 giorni devono ripetere i tamponi, proprio perché per essere sicuri che non ci sia stato e non sia sopraggiunta una infezione. E al tempo zero si fanno i prelievi serologici che andranno ripetuti dopo 14 giorni. I ragazzi dovranno seguire delle norme igieniche estremamente scrupolose per entrare negli spogliatoi. Si inizierà con l'allenamento individuale e fra qualche giorno si comincerà con l'allenamento collettivo, una volta che siamo sicuri che nessuno del gruppo medico, così viene definito, sia stato affetto o abbia avuto o abbia in modo particolare un'infezione da Covid-19. Già eravamo sufficientemente scrupolosi, ma adesso lo siamo diventati ancora di più. Le norme igieniche dovevano essere e devono tornare ad essere un momento importante, no? Della vita sociale e collettiva di una squadra. Evitare quella malsana abitudine che avevano i giocatori di sputacchiare ogni tanto in tanto, lo devono completamente evitare, perché c'è una enorme diffusione di un eventuale virus.